Oggi usare gli strumenti dell'agricoltura di precisione sicuramente è una risposta alle esigenze delle imprese agricole del nuovo millennio. Avere la possibilità di poter mappare il proprio appezzamento e di poter capire quali sono le esigenze della coltura in termini di necessità di acqua, di fertilizzanti, di prodotti per combattere le avversità. È uno strumento importante per l'agricoltore, uno strumento che permette di ottimizzare la gestione sicuramente e nello stesso tempo di ottenere maggiori economicità in termini di riduzione di costi, di riduzione anche di impiego di mezzi tecnici e quindi apportare anche dei benefici da un punto di vista ambientale, ad esempio. Sicuramente la possibilità di utilizzare un drone che riesca a creare delle mappe consente anche di monitorare la situazione dell'appezzamento durante l'arco temporale, di creare delle serie storiche. In sostanza permette di ottenere anche la possibilità di poter confrontare i dati che il drone stesso riesce ad ottenere e creare così i presupposti per quello che oggi viene definito il Decision Supporting System, uno strumento che aiuta nelle decisioni l'imprenditore. Sicuramente, Pino, questo strumento consente anche di ottimizzare, no? La produzione in termini anche di standardizzazione. Sì, Quindi ma è molto importante anche il poter avere rapidamente dei riscontri, diciamo così, geoposizionati, perché noi siamo da tempo ormai informati su quelli che sono gli effetti delle diverse tecniche colturali, gli eccessi, le carenze di diversi mezzi tecnici, azoto, acqua, eccetera, eccetera. Poi però nella pratica, in realtà in campo ci scontriamo con un'enorme variabilità spaziale, e quindi in realtà non si può applicare una ricetta ottima che valga un po' in tutto l'oliveto, in tutto il vigneto. E quindi di sicuro una svolta è stata la possibilità di ottenere una quantità di dati enorme sull'intera superficie che ci dice puntualmente come le cose cambiano, anche metro per metro. E poi un'altra svolta che secondo me ancora è solo in parte capita dall'imprenditore agricolo è che queste mappe, questi risultati possono finalmente essere dati, forniti a una macchina in grado di interpretarli è in grado di modificare il suo operato in funzione del dato puntuale. Le macchine in pratica a ratio variabile, quelle che in pratica aumentano o diminuiscono la distribuzione di un determinato, per esempio, fertilizzante a seconda appunto di dove si trovano in quell'esatto momento, e quindi vanno a tradurre praticamente istante per istante il dato fornito dalla mappa. E ovviamente poi è uno strumento importante per l'interpretazione del territorio da parte del tecnico, dell'agronomo, che in questo caso riesce, senza andare a effettuare un numero elevato di campionamenti, che sono sempre appunto un campione rappresentativo, ma non sono mai la realtà nella sua interezza, quello che si riesce a fare con una mappa completa da drone. Oggi un'impresa agricola ha un fabbisogno, una necessità di innovazione, la necessità di gestire i propri processi in maniera ottimizzata e oculata, alla stessa maniera di qualsiasi altro settore produttivo. Con questi presupposti è necessario il supporto di figure professionali di riferimento, che possano essere gli agronomi, che possano essere i tecnici, anche informatici, ad esempio nell'utilizzo di queste te nuove tecnologie, che necessitano chiaramente di competenze che tradizionalmente il settore agricolo non necessitava, ma che attualmente diventano quasi essenziali. Sono ormai tantissimi anni che
abbiamo appunto tante possibili innovazioni a livello, diciamo così, di leggere modifiche della tecnica colturale da introdurre in azienda, ma è molto difficile introdurle perché poi all'atto pratico ci si scontra con una realtà che non intende investire più di tanto nell'incertezza, diciamo, del risultato. E quindi da questo punto di vista l'avere una quantità di dati reali che possono effettivamente essere elaborati è come se desse una base, un riscontro di base reale all'agricoltore, un punto di partenza reale, perché nel passato quello che succedeva era che molto spesso si proponeva qualcosa di innovativo, ma i costi di rilevazione dei dati di partenza sui quali poi elaborare la nuova strategia erano proibitivi, e quindi tutto, diciamo così, cadeva un pochettino, crollava nel momento in cui bisognava effettuare un numero magari spropositato di analisi del terreno, magari un numero spropositato di esami di diagnostica fogliare, e questo ovviamente faceva lievitare i costi in maniera impressionante. Mentre adesso abbiamo appunto degli indici, dei dati rilevati in remoto molto rapidamente che ci consentono effettivamente di applicare, diciamo, tutta una serie di chiamiamole scoperte, diciamo, di risultanze di tantissimi studi fatti nei decenni passati ad ogni singola azienda, con un investimento iniziale che diventa abbastanza sostenibile nella pratica. E questo poi, tutte queste innovazioni possono dare due tipi di grossi vantaggi all'azienda. Un primo vantaggio sicuramente, perché molto si è fatto in questo senso nel passato, è quello di cercare di modificare la tecnica colturale per incrementare il livello qualitativo aziendale e standardizzarlo all'interno dell'azienda. Un secondo, forse ancora più grosso vantaggio, visto che almeno in queste zone, in questa azienda in particolare, qui da Salvatore Moffa, che è un mio caro amico, già si lavora da tanti anni per migliorare la qualità, e la qualità è già molto alta. Un secondo vantaggio, che però molto spesso quando si rincorre la qualità non si può, ecco, ottenere, è quello di contemporaneamente migliorare i ricavi. Spesso rincorrendo la qualità l'azienda ordinaria rischia di erodere parte dei ricavi a meno di un riscontro di mercato, diciamo, molto molto positivo. Invece con dati, una quantità notevole di dati di partenza, si può contemporaneamente migliorare la qualità, standardizzarla all'interno dell'azienda e individuare anche, razionalizzare anche la tecnica colturale, riducendo in maniera significativa i costi, così da aumentare i margini, i ricavi aziendali, e poter così fare anche ulteriori investimenti all'interno dell'azienda.